Buonasera e benvenuti alla 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. 2 giorni tra convegni scientifici, format, iniziative e naturalmente spazi talk. Quando si parla di conferenza di statistiche, si parla di ripartenza, perché questo è il tema della 14ª Conferenza, non si può non avere presente tutti i temi che sono oggi di attualità. E tra questi naturalmente la comunicazione pubblica e l'importanza della comunicazione in tempi di ripresa e in tempi di infodemia. Non sarò da sola in questo spazio dibattito perché sono con me tre colleghi, tre professionisti, giornalisti, esperti, docenti, li presenteremo tra qualche secondo. Si tratta di Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del CNR, autore di libri, tra l'altro anche proprio sulle esigenze informative e i rischi di infodemia. Poi abbiamo, li dico in ordine alfabetico, il direttore di Forbes della comunicazione, Sergio Talmo, anche lui un docente, uomo di grandissima esperienza, diciamo da anni anche in trincea rispetto a PR social, all'importanza della comunicazione pubblica, anche al ruolo della comunicazione ai tavoli strategici. E last but not least, diciamo sempre in ordine alfabetico, Giovanni Zanni, altro collega giornalista professionista, pagella politica, l'inchiesta, sono veramente degli esperti. E con loro, proprio per non sciupare il tempo che abbiamo, vorrei ricordare se l'esperienza del Covid, ma non parlare solo del Covid, diciamo se dell'esperienza emergenziale ha cambiato il modo di fare la comunicazione nel nostro paese e in particolare nel mondo della pubblica amministrazione, e ricordare quanto sono importanti i dati. In apertura di conferenza, lo ha fatto oggi il presidente Blangiardo, lo ha fatto anche il ministro vigilante, il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, che ha parlato parlato di quanto siano importanti i dati certi, certificabili, dati proprio per leggere la realtà, naturalmente, in un modo quanto mai preciso e consapevole. Passerei subito la parola a Marco Ferrazzoli, magari anche un commento, Marco, sulla tua produzione e sul tuo osservatorio da CNR, la comunicazione dei dati scientifici. Fanno una differenza? Allora, grazie intanto dell'invito. Quando mi avete chiesto una traccia, io ho provato a suggerire questa chiave, cioè la conoscenza scientifica come presupposto di una cittadinanza consapevole, di una cittadinanza compiuta. Credo che questo sia stato sempre vero, cioè non credo che sia una novità che nasce oggi, però sono d'accordo con quanto accennavi, e cioè che il Covid ha sicuramente, per questo, come per mille altri fenomeni sociali e culturali, ha agito da catalizzatore, cioè come un enzima ha accentuato e accelerato dei processi che erano comunque in corso. Io vi ricordo, così tanto per non perdere almeno la memoria breve, che noi nel 2017 ci eravamo già trovati in una situazione di rovente polemica, dibattito sull'obbligo vaccinale relativamente quella volta alle vaccinazioni pediatriche, quelle per le malattie esantematiche, e quindi in qualche momento, in qualche modo questi processi, queste tendenze, queste polarizzazioni erano in atto già da tempo. Il Covid le ha esasperate, le ha catalizzate, le ha amplificate, le ha rese molto più evidenti a tutti. Cioè oggi capiamo che se non c'è un accordo di massima su almeno alcuni fondamentali di quelli che la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica ci portano a disposizione, è difficile convivere a livello proprio civile, cioè si rischiano quelle frammentazioni, quelle ostilità che oggi vediamo e leggiamo e conosciamo tutti i giorni dalla cronaca. Relativamente a questo, per rispondere agli spunti che ci hai lanciato, sì, senz'altro i dati sono un supporto, un aiuto di grande importanza, dati che siano certificati, dati che siano validati, però dobbiamo essere molto onesti su questo. La guerra dei dati, se si trasforma in guerra delle cifre, non è affatto un contributo per sventare l'infodemia, ma tutto il contrario la alimenta. Cioè, se basta dare un numero, se basta dare una percentuale, se basta dare una tendenza per pretendere sulla base di quella cifra di affermare una verità assoluta,
Questo non è il sistema, cioè non è questo il metodo scientifico. Noi dobbiamo accettare prima di tutto che qualunque dato noi possiamo portare in qualunque situazione e se è un dato scientifico è un dato provvisorio, è una informazione vera fino a prova contraria, secondo il principio molto banalmente della falsificabilità e fallibilità popperiano. E quello che poi dobbiamo ancora di più in questa precisa contingenza, in questa specifica contingenza chiarire, è che i dati e le informazioni scientifiche che noi possiamo produrre oggi sono dati e informazioni che rileviamo in base a un fenomeno ancora talmente nuovo, ancora dopo 2 anni, ma tanto più nei mesi precedenti, ma comunque ancora dopo 2 anni, talmente nuovo, provvisorio per noi, oggetto di conoscenza da approfondire, che non possiamo proclamare verità assolute. Con questo vengo per arrivare all'altro tuo spunto, all'aspetto della comunicazione scientifica istituzionale, cioè quella fatta dalle fonti come il CNR, che se producono informazione, se producono dati, li devono produrre con una assoluta validazione, quella che il sistema scientifico condivide, cioè quindi quella delle riviste referenziate, dell'impact factor, dell'H index, di tutti i parametri di autorevolezza che conosciamo. Bene, queste fonti devono essere produttrici, come noi cerchiamo, per carità, nei nostri 1000 limiti di fare, produttrici di dati non soltanto, l'abbiamo già detto, validati e corretti, questo direi che è assolutamente scontato, no? Nel momento in cui un grande ente di ricerca come il CNR li fornisce, ma queste informazioni, questi dati, devono essere portati all'attenzione dei mass media. Io dirigo un ufficio stampa, quindi il mio primo pensiero, il mio primo target di riferimento è quello dei colleghi giornalisti comunicatori. Noi dobbiamo portare all'attenzione di questo pubblico di mediatori, cioè giornalisti comunicatori, e indirettamente in senso lato al pubblico di tutti i cittadini i dati e le informazioni con un criterio, una confezione, una modalità che siano accattivanti, piacevoli, fruibili, credibili. Non basta essere autorevoli, bisogna anche far capire di esserlo. In questo senso, senza assolutamente permettermi di dare giudizi, tu hai avuto la bontà di citare un mio titolo dove compare la parola infodemia, è un libro che si intitola Pandemia e Infodemia, che abbiamo scritto a quattro mani con il nostro maggiore virologo Giovanni Maga per Zanichelli. Beh, analizzando in questo libro con col direttore Maga i 2 anni non soltanto di conoscenze scientifiche, ma di traduzione delle conoscenze scientifiche in termini di comunicazione, mi consentirete, sono emerse una serie di defaillance preoccupanti, dall'egocentrismo di taluni esperti che sono apparsi sulle tribune, sul più illuminate dai riflettori e forse un po' si sono innamorati di quella modalità di comunicazione che non è proprio il massimo della vita per trasferire contenuti scientifici corretti, alle chat dei social, a qualunque altro medium vogliamo prendere in esame. Però non soltanto questo, il problema non è soltanto chi ha parlato di più, a volte proferendo con tono eccessivamente stentorio certe ipotesi o certi dati o certe informazioni che andavano forse diffuse con più cautela, con più accortezza. Non è soltanto questo, ma è anche che rispetto al problema molto chiacchierato, secondo me persino un po' troppo, delle cosiddette fake, quindi della circolazione di informazioni false, palesemente, sostanzialmente e profondamente erronee, io non credo che sia tanto vincente la battaglia contro le fake quanto la battaglia per una corretta informazione. Quindi credo che tutti noi, in qualunque ruolo lavoriamo, ma comunque come comunicatori, informatori, giornalisti pubblici, abbiamo il dovere di fare sempre di più, sempre meglio, perché noi dovremmo riuscire davvero a diventare il punto di riferimento primo e immediato del pubblico, dei pubblici, anzi, perché poi parlare di pubblico ormai ha poco senso. Io non so quanti minuti ti ringrazio tanto Marco, ci hai dato veramente una serie di spunti che io rilancio per chiudere poi con
il direttore di Formas, ma vorrei fare un passaggio con Giovanni perché Marco ci ha parlato sostanzialmente di fake, di misinformazioni, di mala informazione, di disinformazione. Poi, se ho compreso bene, ma come comunicazione di Istat mi ritrovo molto in quello che ha detto, cioè vanno usati tutti gli strumenti, ma non a fini decorativi o di tendenza, ma vanno usati tutti gli strumenti per parlare più registri linguistici a seconda dei target e vanno comunque tenuti presenti in tempi di disintermediazione. Quanto possono essere importanti ancora i mediatori, gli operatori dell'informazione. Ora, questa era l'ottica del CNR. Dal tuo punto di vista, cioè ti occupi di una cosa importante, pagella politica, hai riscontrato in questi 2 anni un cambiamento, anche un cambiamento di paradigma culturale, oppure siamo andati sulla scia di una cosa che poi si è esasperata, ma che era già così? Sì, grazie mille della domanda. Io direi la prima cosa che mi viene da dire è che in un certo senso è un po' come essere tornati a 10 anni fa, quando c'era dal punto di vista della comunicazione e della necessità di comunicare un tema molto difficile a molte persone, perché più o meno una decina di anni fa, quando tra l'altro è cominciato l'esperimento di pagella politica, il tema caldo era l'economia, quindi tutti parlavano di economia perché si era in una crisi economica molto grave, c'era una difficoltà per i conti pubblici, si parlava del fatto che bisognava fare alcune riforme per salvare il paese e tutti in media improvvisamente si sono cominciati a doversi occupare di un tema complicato e anche molto tecnico fino ad allora, come erano le questioni economiche. Sono passati 10 anni e ce lo siamo un po' dimenticato, però prima di 10 anni fa, diciamo, l'economia non era così tanto al centro del dibattito. E più o meno quando è successo questo è nata anche una certa richiesta da parte del pubblico di sapere se quelle informazioni che venivano dette nei talk show, nella comunicazione, sui mezzi di informazione erano corrette o meno. Oggi, 10 anni dopo, siamo in una situazione simile, cioè improvvisamente tutti i media hanno dovuto cominciare a occuparsi di un tema molto specifico, molto da specialisti, verso i quali magari non avevano una particolare formazione, una particolare expertise. E quindi ci se l'è dovuta fare un po' in tutta fretta. E secondo me molti degli errori che sono stati fatti in questo mese, in questi mesi, sono un po' gli errori ricorrenti quando ci si comincia ad approcciare a un argomento che si conosce poco e si passa, a occuparsi tutti allo stesso tempo dello stesso. Quindi direi, secondo me non c'è stato un vero cambiamento, una vera modifica, come dire, rivoluzione copernicana. La cosa che è successa è che tutti i media hanno dovuto parlare di una cosa di cui fino a poco prima non si sapeva niente, motivo per cui, ad esempio, gli esperti, molti esperti sono diventati dei punti di riferimento da cui e tutti pendevano dalle loro labbra. Una dichiarazione fatta da un virologo, in un senso o nell'altro, è stata capace per molti mesi di monopolizzare il discorso pubblico e dire ma allora siamo tutti fregati oppure il contrario. E secondo me, tornando però diciamo un po' al discorso di che cosa possono fare sia i comunicatori sia gli enti pubblici che si occupano di queste cose, c'è da un lato il fatto che è importante rendersi conto quant'è fondamentale e quanto è non scontato l'esistenza di autorità pubbliche indipendenti che forniscono una grande quantità di dati in modi che poi certo possono sempre essere migliorati, resi più accessibili e così via. Ma noi tendiamo a darlo per scontato e in tante zone del mondo così non è. Quindi il fatto che in Italia ci sia un ente così rispettato e così di cui nessuno mette in dubbio l'autonomia, come Istat, è una cosa veramente decisiva, una cosa che non dobbiamo, come dire, dare per scontato. In molti posti del mondo questo non è possibile. Proviamo a pensare, ad esempio, qualche anno fa,
In Argentina c'è stato un grande scandalo perché i dati forniti dall'autorità statistica nazionale sull'inflazione non erano ritenuti attendibili, gli economisti non li potevano usare e addirittura le autorità internazionali hanno chiesto e ottenuto che venisse mandata fuori una nuova serie. Oppure pensiamo al fatto che una delle economie che è cresciuto di più nel mondo negli ultimi anni, che interessa più di 1 miliardo di persone, come la Cina, ancora oggi sostanzialmente non fornisce, fornisce, o meglio, fornisce statistiche su cui ci sono un sacco di dubbi. Non solo, ma non c'è modo, se non con grandissime approssimazioni e grandissimi problemi, di trovare altri numeri alternativi per confermare o smentire quelli che vengono dalle autorità pubbliche. Quindi pensate, più di 1 miliardo di persone in un'economia grande come quella cinese, importante come quella cinese, di cui noi e i mercati, l'informazione, tutti, possiamo sapere cose soltanto tramite statistiche ufficiali su cui ci sono un sacco di dubbi. Quindi, diciamo, il punto finale a cui vorrei arrivare è, secondo me, in questa grandissima parte delle persone che si è occupato di comunicazione e di informazione durante questa pandemia ha fatto del proprio meglio. Non ho visto cambiamenti straordinari rispetto a prima, nel senso che certi tic e certe... come dire, una certa rincorsa magari del titolo facile, una certa volontà di andare sempre comunque controcorrente, c'era prima e si è vista anche in questa pandemia. Secondo me il mondo informativo durante questa pandemia è stato uno specchio molto fedele di quello che era prima e speriamo magari nel prossimo futuro si impari un po' da queste lezioni e migliori un altro po', ecco. Grazie, e anche in questo caso trovo che ci siano delle cose molto simili a quelle che riscontriamo noi nella nostra attività di comunicatori pubblici all'Istat. E la domanda che adesso vorrei porre, prima di tutto, a Sergio Talamo, perché lui rappresenta un po' più di tutti noi il mondo della comunicazione pubblica, ma poi tornare con un altro giro è: ma se le cose stanno così, cioè questa bulimia che abbiamo tutti visto, questo sport di dare i dati, e noi lo abbiamo sperimentato perché ci siamo trovati nel pieno del primo lockdown a dover rincorrere nottetempo con una straordinaria squadra di colleghi che fanno social e che si rapportano con i cittadini a rispondere punto per punto, non a fake, proprio a cose completamente inventate. Allora, questa bulimia, Sergio, come si combatte? La può combattere la comunicazione pubblica? Come si fa? Si fa rincorrendo una counter narrative, cioè immettendo quegli stessi mezzi con lo stesso linguaggio contenuti corretti, oppure invece cercando altre strade. E gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi noi come comunicatori pubblici, a partire dalla 150, sono ancora adeguati oppure ci vorrebbe qualcosa in più? E poi invece il secondo giro, ma già ve lo dico così vi preparate, è: riteniamo che la comunicazione pubblica, ma in genere la comunicazione, sia finalmente riconosciuta come leva cruciale di cambiamento, come leva strategica, sia pari dignitaria al tavolo delle decisioni? Ecco, su questi spunti vorrei sentire anche gli altri due, però a Sergio Talamo chiedo proprio il punto che va oltre la comunicazione del dato, perché da una parte abbiamo Marco CNR e Giovanni Data Checking, e faccia proprio un discorso un po' più concettuale rispetto al ruolo della comunicazione pubblica in questo paese. Sì, grazie all'Istat, grazie a te Serenella, ai colleghi. Io penso che il problema sia proprio che la comunicazione pubblica non è attualmente fra i soggetti in campo, nel senso che la bulimia della comunicazione è esattamente l'assenza della professionalità nella comunicazione, il fraintendimento di questo concetto, la sua confusione con un'esigenza che di volta in volta spettacolare, oppure propagandistica, oppure esibitiva, esattamente il contrario di ciò che la comunicazione è come missione di servizio proceduralizzata e professionalizzata. E se la 150 e 2000, la legge che regola la comunicazione in Italia,
è per noi la soluzione, io penso che sia esattamente il contrario, è per noi il problema. Se fossimo nel 2001 sarebbe una grande occasione, che infatti all'inizio si pensò di aver colto attraverso il proliferare di corsi, attraverso la gestione di questi organi che vennero creati, l'ufficio stampa e gli URP, e attraverso il Salone della Comunicazione di Bologna, aperto ogni anno dal Presidente del Consiglio. Ecco, quella sì fu un'altra bulimia, una bulimia che convinse tutti, sia le associazioni dei giornalisti che quelle dei comunicatori, che i singoli professionisti, di aver raggiunto una sorta di età dell'oro, ma in realtà fu semplicemente una bolla, si direbbe in termini economici, siamo in una sede che è economica. È una bolla perché quando non si alimentano le professionalità, quando non si realizzano i contratti, quando non si creano le figure professionali, è chiaro che tutto diventa una moda, ed è stata una moda per le amministrazioni, ma anche per le università, ma anche per gli eventi pubblici, che attorno alla fine del primo decennio di questo secolo si sono infatti completamente inariditi. A questo punto noi abbiamo un problema: se la comunicazione sono gli uffici stampa e gli URP, questi due soggetti che di fatto rappresentano i comunicati stampa e gli sportelli al pubblico, è evidente che non ci siamo. Non ci siamo perché siamo in un altro mondo, in un mondo in cui questi due soggetti non servono quasi più a nulla, perché ipotizzano che i cittadini siano tutti in fila per ricevere informazioni cartacee o verbali, e che alla fine l'unica forma di comunicazione sia il rapporto mitico, mitologico fra giornalista che sta in un ente pubblico e giornalista che sta nella carta stampata. Ammesso che fosse attuale questo schema nel 2000, ammesso e non concesso, certo nel 2021 è preistorico. E quindi quello che è stato accennato dai colleghi prima di me è il data journalism, quindi la gestione del giornalismo attraverso dati, che naturalmente si collega alla necessità di utilizzare questi dati, ma anche le cose come ad esempio la narrazione è una cosa seria, lo storytelling della pubblica amministrazione è una cosa seria, così come è una cosa seria la gestione delle stories, la gestione dei social, delle chat, dell'intelligenza artificiale. Sono tutte professionalità che esistono, anzi io ho avuto il piacere di studiare questo tema in una pubblicazione appena edita, che è l'Italia che comunica 2021 dell'Osservatorio della Comunicazione Digitale, che è una struttura realizzata da Pia Social insieme all'Istituto Piepoli. Ho proprio raccontato cos'è stata l'attività dei comunicatori, la trincea dei comunicatori durante la pandemia. È stata una trincea straordinaria. Le chat dei colleghi, ma questo lo confermerete sicuramente anche voi, erano sempre accese, non conoscevano la domenica, il primo maggio o l'8 marzo, erano impegnate a rendere ai cittadini un servizio traducendo in termini semplici e utilizzabili informazioni che erano veramente lunari. Era come stare in un altro pianeta, quello del lockdown, quello delle misure di profilassi, cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa sta succedendo. E lo abbiamo fatto, lo hanno fatto tutti i colleghi con un impegno, un'abnegazione che purtroppo, esattamente come le professionalità di cui parlavo, non è stato riconosciuto. Ci si è comportati come inviati di guerra, pur essendo statali con gli stipendi degli statali, con gli orari degli statali, con le procedure degli statali. Il servizio pubblico digitale ha raggiunto risultati straordinari, ma questo riconoscimento manca. Cioè oggi siamo in una sorta di terra di nessuno, dove questi operatori, questi professionisti lavorano come se con una specie di aspirazione ad un inquadramento che non li potrebbe mai gratificare, perché diventare un membro di un ufficio stampa, un membro di un URP non vuol dire nulla rispetto ad una persona che magari sa gestire un chatbot o sa gestire un profilo social che è un H24, sa gestire una dimensione che è quella digitale, in cui l'interattività diventa la regola, in cui, come ha detto di recente Jill Abramson, che è la prima direttrice donna del New York Times, una frase veramente emblematica della nuova epoca: per ogni notizia che pubblichiamo emerge dalla rete sempre un lettore che ne sa più di noi. Ecco, il giornalista digitale, il comunicatore digitale sa che è così, sa che parla con una persona che dall'altra parte può anche polemizzare, ma molto spesso ti corregge e ti dice delle cose che magari arricchiscono il tuo bagaglio, perché ti segnala un problema, non è più uno che sta dall'altra parte in termini passivi, come nei giornali degli anni 80 e 90,
quando c'era la rubrica delle lettere, che arrivava un foglio spiegazzato che uno doveva decifrare. Qua ci sono persone che magari a volte possono anche interloquire in modo inappropriato, ma nella maggior parte dei casi dicono delle cose reali, quello che pensano, quello che vedono. Quindi c'è un rapporto paritario che crea una dimensione in cui la comunicazione, la trasparenza, la customer satisfaction diventano un valore unico. Per questo io riservo al secondo intervento, anche per non appesantire il primo, abbiamo lavorato ad una nuova legge, l'abbiamo chiamata legge 151, con sintesi giornalistica, e sono un giornalista professionista che rimane tale, nonostante che possano farci crollare in testa tutti gli istituti della professione, dall'INPGI in poi, anche a causa di errori che sono stati fatti dalle nostre organizzazioni che si sono trincerate nella retorica dell'articolo 21 senza pensare a difendere le nuove professioni, non semplicemente quelle che loro avevano imparato. Ecco, bene, io mi sento giornalista e da giornalista, con sintesi giornalistica, ho lavorato insieme a tanti colleghi, ho diretto un gruppo ministeriale sulla riforma della 150, sulla legge 151, e che è sicuramente una cosa ormai condivisa, perché è stata realizzata dalle organizzazioni della comunicazione, del digitale, dagli enti locali, che ha dei cardini che sicuramente potranno dare un aiuto a questa nuova dimensione professionale, ma appunto qualche dettaglio in più lo darò nel secondo intervento. E ti ringrazio. Diciamo che a questo punto forse questi straordinari tempi di crisi, però, che ci hanno dato a tutti l'opportunità di riflettere, forse hanno anche, così come hanno consentito una digitalizzazione improvvisa del paese, forse hanno consentito anche una riflessione maggiore su tutti questi temi. Lo dico perché di comunicazione, ad esempio, anche noi all'Istat abbiamo sempre parlato della comunicazione statistica. Quest'anno ci siamo proprio posti il punto invece di fare qualcosa di più e di più allargato, anche se all'interno della nostra conferenza di statistica, che vi invito a seguire, si è aperta oggi con l'intervento del Presidente, ma durerà fino a domani pomeriggio, abbiamo insieme ai panel scientifici individuato proprio delle finestre, degli spazi, dei settori in cui abbiamo titolato Parlare con i dati. Ma in realtà c'è spazio per la divulgazione, c'è lo spazio per il data telling, c'è lo spazio per le infografiche, c'è lo spazio per l'illustrazione e la conoscenza dei dati attraverso anche delle campagne di comunicazione. Nella mia esperienza, io sono alla terza grande amministrazione pubblica, ho avuto delle esperienze al Ministero del Lavoro, al Viminale, ora in questo ente di ricerca. Direi che negli anni ho visto utilizzare tutti gli strumenti, e li ho visti utilizzare anche in un contesto che è sempre stato di crescente dinamica. In quello che ha detto Sergio io ritrovo, e soprattutto nell'ente di ricerca più che nei ministeri, questo lo devo testimoniare, il rapporto costante con il cittadino attraverso un dialogo, cioè non ci si limita più all'erogazione o alla somministrazione del concetto piuttosto che del contenuto informativo, ma si entra proprio in una sorta di dinamica relazionale. E sì, concordo perfettamente, in alcuni casi, soprattutto sui dati purtroppo relativi alla mortalità, abbiamo riscontrato tantissima mala informazione, forse anche malafede, forse anche una non conoscenza di come leggere i dati che stavano sui siti, e quindi lì abbiamo accompagnato i nostri utenti, riteniamo, con spirito di servizio, sempre H24, davvero come inviati speciali dallo schermo, nel dare le risposte. Poi però ci siamo ritrovati anche alcune volte ad essere stimolati dalle riflessioni che arrivavano dai nostri utenti, perché Istat, questo credo che Marco lo potrà dire anche del CNR, non ha soltanto cittadini o utenti, diciamo, poco esperti. Abbiamo tutto un mondo di giornalisti di settore che ci seguono, abbiamo tutto il mondo delle accademie, quindi il benchmark è altissimo. La sfida che si chiede ai professionisti della comunicazione è quella di una costante attività di formazione e di implementazione di un know-how che non è soltanto tecnologico. Io credo che così come la digitalizzazione, così come l'innovazione tecnologica, non sia più di per sé soltanto uno strumento, anche la comunicazione non è più soltanto il mezzo per abbellire dei contenuti, ma è proprio un compagno, un partner di viaggio
nella comunicazione, nel caso nostro, di dati che consentono poi l'assunzione di decisioni ai policy maker. E quindi credo che questo sia proprio un momento molto importante. E quindi mi piace pensare, poi torneremo a sentire se per Sergio è così, che questa volta la norma possa arrivare in tempo nel fotografare la realtà e tutto quello che sta succedendo. Marco, progetti del CNR. Una cosa la voglio ricordare, proprio perché questa è la diretta. Quando ci siamo sentiti per metterci d'accordo su questo punto, è stato molto spontaneo con tutti e quattro parlare dell'importanza della comunicazione. Poi l'altra cosa che mi ha colpito è che a distanza di pochi giorni, cioè ad esempio si celebra la giornata del disabile, e di nuovo i due istituti, CNR e Istat, avevano dei punti in comune di attenzione su queste tematiche. Un comune sentire, una sensibilità. Siamo ottimisti, Marco? Cerco di rispondere almeno ad alcuni degli spunti lanciati da te, ma anche dai colleghi, con una parvenza di ordine, di filologico. Il primo, una precisazione che rispetto al precedente intervento forse non ho fatto a sufficienza. Quando parliamo di infodemia, non parliamo di una nostra invenzione giornalistica. L'infodemia è stata diagnosticata dall'OMS, classificata dall'OMS, esattamente come la pandemia e come altrettanto pericolosa quanto la pandemia. Quindi si tratta di una problematica, come dire, ufficialmente statuita ai vertici internazionali e relativa a quello che si diceva prima, cioè il fatto che siamo sostanzialmente passati da una società tendenzialmente di comunicazione tendenzialmente verticale a una molto orizzontalizzata, nella quale quindi lo scambio arriva alla pari anche tra una autorevole testata e un lettore, ma pensiamo tanto più ovviamente a una chat su un social media. Poi che quando si parla della cittadinanza da costruire mediante la corretta conoscenza, io intendo scientifica naturalmente, riferendomi al metodo scientifico, non a presunte discipline scientifiche che si distinguerebbero dalle altre. Pertanto le scienze sociali, l'economia, eccetera, sono alla pari con la conoscenza della fisica, della biologia o in questi ultimi tempi della virologia. Noi come CNR, devo dire però, che forse non ci siamo trovati eccessivamente impreparati rispetto allo tsunami infodemico della Covid, per una ragione molto semplice, perché essendo un ente molto grande e parecchio multidisciplinare, perché praticamente non c'è branca dello scibile che noi in qualche modo non interseghiamo, siamo sempre stati abituati a quel fenomeno, ora naturalmente diventato ancora più accentuato, cioè la richiesta di expertise da parte del giornalista, del collega giornalista, comunicatore o altro. Perché ricordiamo che se si dice spesso e non del tutto a ragione che la scienza, parliamo di prima della pandemia, non avrebbe avuto sufficiente spazio sui media, è però vero che la scienza è sempre stata molto ricercata nel momento in cui c'è da chiedere il parere all'esperto. E noi, disponendo per l'appunto di una pattuglia di ricercatori ampia, di migliaia di persone distribuite un po' su tutto lo scibile, naturalmente ci siamo sempre versati su questo fronte, per cui dal ponte Morandi a un terremoto, a uno tsunami, sapevamo che saremmo stati sommersi e che avremmo dovuto rispondere nei tempi e nei termini che i colleghi media ci richiedono, quindi molto celeri e molto semplici. Riguardo poi un po' al punto dei punti, cioè se la comunicazione possa essere una leva del cambiamento, possa assurgere alla dignità di stakeholder, io direi, proverei a farvi una ipotesi che sembra fantasiosa e a mio avviso però forse non lo è quanto pare. Noi in questi due anni abbiamo accettato con maggiore o minore grado di soddisfazione o di disciplina, abbiamo accettato una serie di limitazioni a libertà civili che fino al 2019 consideravamo intangibili. La prima, quella di poter uscire da casa come e quando vogliamo per andare dove, quando vogliamo. Lo abbiamo accettato in maggiore o minore misura. Io mi chiedo e vi chiedo, ma se per caso una formula blandamente impositiva fosse arrivata nel territorio della comunicazione, cosa sarebbe successo? Se a un certo punto si fosse deciso che
visto che l'OMS, ripeto, classifica la pandemia e l'infodemia come due pericoli, si fosse deciso che così come si deve controllare la pandemia mediante restrizioni alle libertà di circolazione, eccetera, si debba controllare anche l'infodemia mediante restrizioni alla libera circolazione delle informazioni e delle cosiddette opinioni. Che cosa sarebbe successo? Ma non parlo tanto di presunte censure con la mannaia per tagliare, conculcare e limitare il diritto dei talk show. Parlo anche soltanto del classificare, rispetto ai pubblici, le informazioni che giungono in base alla loro effettiva autorevolezza. Così come abbiamo un sistema di riconoscimento delle informazioni scientifiche che sono alla fonte di ciò che produciamo, sarebbe davvero stata una bestemmia così antidemocratica pensare a un sistema di classificazione delle informazioni che venivano diffuse ai cittadini. È curioso, ma in una delle ricerche che ho eseguito in questi due anni mi sono semplicemente andata a controllare la classifica di PLOS Biology, cioè la classifica che riporta per diverse discipline il ranking degli scienziati più autorevoli, e sono andata a vedermi quali fossero i 10 italiani più autorevoli nei settori disciplinari massimamente coinvolti nella comunicazione sulla pandemia. Beh, di questi maggiori scienziati italiani, quasi tutti avevano una presenza mediatica pressoché nulla. Questo significa quantomeno che i colleghi che dovevano ricorrere a un esperto non hanno fatto lo sforzo, ma forse ignorano persino questo sistema, di andarsi a vedere un ranking autorevole riconosciuto internazionale per capire in Italia su quel tal tema quale sia effettivamente l'esperto più autorevole. Dopodiché d'accordissimo che la 150 sia una legge in qualche modo nata morta, cioè nata già vecchia, perché la digitalizzazione incipiente poi sarebbe ancor più esplosa, però devo anche dire che perlomeno la 150 ha chiarito a tutti che per noi che lavoriamo in pubblica amministrazione comunicazione e informazione non sono degli optional ma dei doveri di legge, e questo secondo me è già un passo in avanti sostanziale. Ultimo punto, perché lo hai citato ed è molto giusto, il numero dei morti, i dati della mortalità. Io ho intrattenuto una, diciamo, discussione molto vivace, per essere eufemistici, con un importante collega conduttore televisivo, quando ho spiegato che in termini scientifici somministrare quotidianamente il numero delle vittime non è soltanto fornire un dato scarsamente significativo, è fornire un dato altamente fuorviante, perché istiga nella percezione dello spettatore, nel caso televisivo, una sensibilità nel bene e nel male, in allarme o in tranquillità, che non è correlata perlomeno a una minima, a un minimo andamento che soltanto con una scansione temporale maggiore si possa avere. E questo collega, naturalmente, dal suo punto di vista, difendeva invece il diritto di fare ogni giorno il bollettino, che naturalmente continua a essere, dopo due anni, un dato di grande appeal per l'audience. E davanti all'audience poi tutto il resto va un po', diciamo, a farsi benedire, se mi passate l'espressione. Non so in che misura, di nuovo, ho risposto. No, hai risposto, io trovo, anzi vi ringrazio tutti e tre, ma lo sapevo, ne ero certa conoscendovi, avendovi letto, che ci sarebbero stati spunti interessanti. Questa è la differenza tra la comunicazione pubblica e la comunicazione, ma tu sei stato anche molto provocatorio. Allora, senza che ci rifletto io, giro la domanda. Sarebbe stato possibile, o cosa sarebbe successo? Ma poi, magari poi io vi dico anche la mia al riguardo, ma cominciamo da Giovanni. Cosa sarebbe successo se anche in comunicazione fossero stati messi dei paletti? E però hanno senso i paletti con tutto quello che noi abbiamo detto a proposito della disintermediazione? Poi magari ci sarebbero stati dei paletti da una parte e l'autostrada tutta libera dall'altra parte. Grazie a Dio siamo in democrazia e quindi certi fenomeni che possono accadere in alcuni paesi da noi sono fortunatamente impensabili. Giovanni? È un bellissimo tema ed è anche un pericolosissimo campo minato. Quindi, infatti, in 30 secondi io credo che la questione principale da tenere, da salvaguardare, è la libertà di espressione e l'assenza di censure per tutti. Quindi, secondo me, linee guida e paletti sarebbero stati utili come norme
più che aree deontologiche per alcune categorie di persone che si occupavano magari di comunicazione, ad esempio spiegare che trovare qualcuno che la pensa in modo diverso e quindi fare questa finta equivalenza tra tutte le posizioni anche scientifiche è un'operazione anche deontologicamente scorretta. Però al netto di questo, poi secondo me, dal punto di vista più normativo o legale, iniziative di questo tipo, secondo me, non possono essere prese, perché comunque il bene da salvaguardare sopra tutti, secondo me, è comunque la libertà completa e totale di espressione. Poi si spera semmai che, contrariamente all'economia, dove si dice sempre che la moneta cattiva scaccia quella buona, la speranza con cui ci dobbiamo, in cui ogni mattina dobbiamo cominciare a fare il nostro lavoro, secondo me, è che l'informazione buona scacci quella cattiva. Poi per il resto ciascuno è libero di dire quello che vuole, di informarsi dove preferisce, secondo me. Se parliamo di infodemia, ovviamente ci sta che ci dovrebbero essere gli anticorpi, o che comunque i comunicatori pubblici autorevoli, ma non solo comunicatori pubblici, per carità, questo è uno spazio di comunicazione pubblica, ma aperta anche a tutto il resto, servano a fare le sentinelle, la counter narrative di cui parlavo all'inizio. Lasciamo al nostro decano, a Sergio Talamo, gli ultimi minuti a disposizione, anche perché credo che tu ci debba ancora dire qualcosa a proposito della 151, ho capito bene? Sì, sì, il tema che è stato posto è un tema di sociologia della comunicazione, molto bello, e concordo con i colleghi che la libertà di espressione viene prima di qualsiasi altra esigenza. Il problema è che la comunicazione pubblica è proprio un antidoto alla cattiva comunicazione, cioè non la comunicazione pubblica fatta bene risolve alla radice il problema di questo conflitto, perché un'analisi attenta delle fonti e una traduzione in termini di utilizzabilità da parte dei cittadini. I cittadini utilizzano informazioni che sono state verificate e rese semplici e gestibili. La 152.000 senza dubbio fissava questo dovere, è una pietra miliare, non potremmo discutere di sua evoluzione se non ci fosse. Oggi è necessario, abbiamo fatto un lavoro in questa commissione ministeriale con le organizzazioni dei giornalisti, quindi Federazione Ordine, con l'Associazione dei Comunicatori Pubblici, con la FERPI, con Pia Social, con le regioni, i comuni, le università. Un grande aiuto è venuto da Mario Morcellini, che è uno dei decani veri di questa materia, un maestro oltre che un amico, e che è stato anche tra i padri della 150 ed oggi ha avuto il coraggio anche intellettuale di mettersi in gioco per cercare di superarla e ammettere quanto sia stato sbagliato non esercitare una spinta, una manutenzione di questa legge, per cui negli anni sono state fatte leggi sulla performance, sulla trasparenza, sulla cittadinanza digitale, ma sulla la comunicazione è diventata una sorta di sconosciuta anche dal punto di vista concettuale. Oggi in questa proposta di legge, che è stata poi anche lavorata, che ormai è una base condivisa, vi è l'introduzione dell'esperto in comunicazione digitale, quello che già c'è ma oggi non è riconosciuto, quindi ognuno di coloro che svolge questa funzione lo fa sotto mentite spoglie o addirittura come un semplice funzionario. Un'area unificata in cui comunicazione, servizio al cittadino e stampa operano insieme, sebbene con profili distinti, tra giornalisti, comunicatori ed esperti digitali. La gestione della trasparenza, della customer satisfaction, una capacità di monitoraggio e di valutazione. E anche un altro punto fondamentale per i giornalisti, l'apertura dell'ordine dei giornalisti, che se noi siamo come comunicatori, siamo legati al 2000, i giornalisti sono legati al 63, alla legge 69, che prevede che i giornalisti siano solo professionisti o pubblicisti, mentre è evidente che un giornalista, un operatore dell'informazione che lavora nel digitale, deve poter entrare dentro l'ordine, se desidera farlo, anche nell'interesse stesso dell'ordine di ampliare la sua platea a nuove professionalità. Se fosse stato fatto per tempo e con coraggio, non staremmo neanche qui a celebrare i funerali dell'INPGI, perché purtroppo quando gli atteggiamenti conservatori producono danni in tutte le direzioni, anche in quelli dell'autonomia professionale, che sicuramente è in parte lesa da questa resa. Adesso però c'è da essere fiduciosi, perché abbiamo
delle capacità notevoli, e lo conferma anche questo confronto, delle capacità di alto livello, ma anche delle capacità di operatori che si sono messi in gioco, di giornalisti, di comunicatori, di colleghi che sono di nativi digitali, che sono appassionati di questo rapporto fantastico che fare un servizio pubblico di informazione al cittadino. Dobbiamo soltanto inserirli in una cornice legislativa che li riconosca. Chiunque sta in un'amministrazione, concludo, sa che importanza ha l'ufficio legale, che importanza ha l'ufficio logistica oppure l'IT, che sa benissimo che chi lavora nella comunicazione deve ogni giorno dimostrare di esistere o di avere una sua identità che non sia legata alle antiche funzioni di produrre una rassegna stampa, di fare un comunicato o di fare lo sportello. Queste sono attività importanti, ma sono soltanto basilari rispetto a tantissime altre funzioni che sono state svolte durante la pandemia e che hanno limitato l'infodemia, hanno consentito al Paese di andare avanti. Il contenimento dell'infodemia. Grazie, grazie Sergio Palamo, grazie Marco Ferrazzoli, grazie Giovanni Zanni, siamo comunicatori, dunque siamo perfettamente nei tempi del talk. Io vorrei tanto che questo fosse l'inizio di una serie di piccole tappe. Istat si candida a interloquire ancora con tutti voi e condivido moltissimi dei concetti che sono stati espressi in questa sede, ma soprattutto quello per cui la comunicazione deve proprio essere al tavolo insieme a tutti gli altri stakeholder, e tutti devono sapere quanto è importante. È importante anche la Conferenza Nazionale di Statistica numero 14, come tutti l'abbiamo pensata nel segno della ripartenza, di una ripartenza inclusiva e sostenibile, e propongo ai colleghi della comunicazione di andare a vedere, se vogliono, i panel scientifici, però tutta una serie di attività in cui attraverso la comunicazione, la realizzazione delle informazioni con ogni mezzo, abbiamo tentato di dare anche noi il contributo a questa ripartenza, come dice il nostro hashtag Istat per il Paese. Grazie a tutti e a presto. Buona conferenza. Grazie a voi. Grazie.